Il chilometro 131.8 dell'autostrada, quindi non parliamo più del punto della statale vicino al cane, ci ricorda qualcosa. Sulla collina, su quella galleria, c'è il cimitero, ma al di là di questo la cosa interessante è che nella vallata, sotto il viadotto che passa al chilometro 131.8, risalendo un po' verso le montagne, troviamo il punto dove la madre si suicidò mesi fa con la ragazza, un altro di quei casi su cui indagò la procura di Patti, e non mancarono le stranezze, il sabotaggio al traliccio. Questo è un episodio che mi ha raccontato lo stesso Carmelo Lavorino per telefono. Due volte si è recato sotto il traliccio tra marzo e gennaio con autorizzazioni di tutti i tipi, eppure quando estraeva il metro per prendere le misure e le distanze, subito la polizia gli diceva che non era possibile fare questo e ogni volta era costretto a lunghe trattative con la procura per riuscire a fare il proprio lavoro. In tutti i modi si cercava di impedire alla difesa di trarre indicazioni utili da portare poi al GIP. L'aeroporto di Palermo. Questa è una mia personale convinzione su cui non credo di cambiare più idea. Il 30, Viviana, senza biglietto, senza vestiti, senza giochi per Gioele, sta accompagnando Denise all'aeroporto di Catania. Avrà una crisi perché sentirà il desiderio di andare con lei a Torino. Lei voleva andare durante il lockdown, poi le era stato detto che sarebbe andata dopo, poi dopo non aveva potuto. Il padre non aveva potuto raggiungerla sempre per il discorso del Covid e allora lei voleva andare via. Nella stessa misura in cui il 30 lei non è equipaggiata per partire, deduco che il 3 agosto scappi proprio per andare all'aeroporto di Palermo. Rispetto al 30 ha uno zainetto, è già qualcosa. Perché non lo dice? Per un motivo semplice. Daniele non vuole che lei porti con sé Gioele e ha anche ragione, nel senso che è il proprio figlio. Cioè, Daniele non impedisce a Viviana di andare, questo mi sembra ormai di aver capito nitidamente, però non voleva che lei portasse con sé il figlio. Di conseguenza lei invece, volendo portare con sé il figlio, essendo molto testarda, parte di nascosto. Quindi parte di nascosto solo perché era l'unica soluzione, l'unico modo per portare a Torino Gioele.